Ieri sera il sindaco De Caro ci ha detto che correrà a fare l'abbonamento, ma prima avrebbe chiamato Igor Protti, perché proprio Igor Protti aveva detto che voleva essere il primo abbonato del nuovo Bari. È così? E soprattutto, è vero, ti ha chiamato il sindaco? Ci siamo sentiti quando, immediatamente dopo, purtroppo, la notizia del fallimento del Bari, quando il sindaco era alla ricerca di nuovi proprietari, e quindi mi sono sentito in dovere di fare una telefonata per fargli sentire la mia vicinanza, la consapevolezza che erano giorni veramente duri, complicati, difficili, impegnativi, e quindi ho voluto fare sentire la mia vicinanza, e in quell'occasione ci siamo scambiati questa promessa che comunque io avrei fatto l'abbonamento del Bari. Ho detto il primo abbonato del Bari, ma ovviamente questo non sarà semplice, perché immagino che ci sarà qualcuno che riuscirà a farlo prima di me, però sicuramente lo farò, e il sindaco, come da promessa, mi ha telefonato questa mattina per dirmi che aveva ricordato questa cosa, e che quindi entrambi la settimana prossima, appena partirà e inizierà la vendita degli abbonamenti, ci abboneremo al nuovo Bari. Naturalmente sarà il tuo un gesto simbolico, non vivendo a Bari è questo più che altro. Ma assolutamente sì, è un gesto simbolico per far capire che in questo momento, per far capire, ma soprattutto perché mi sento in questo momento di essere ancora più vicino a una società che amo, una città che amo, una tifoseria che amo, e con la quale ho vissuto momenti meravigliosi, anche momenti duri, ovviamente mai duri come quello che pare ha dovuto passare quest'estate, e quindi soprattutto nei momenti più difficili credo che si debba far sentire chi ti vuole bene, e quindi questa è stata la mia sensazione, l'ho voluto fare, e anche se poi oltre ad essere simbolico mi sono ripromesso anche di venire al più presto a vedere una partita in casa del Bari, quindi quantomeno per una partita quell'abbonamento sarà utilizzato. Utilizzare, esatto. La nuova proprietà dei De Laurentiis è dovuta ripartire in fretta e furia, e ieri è stata svelata la nuova squadra, sulla quale si sapeva poco. Da quelle che sono le tue notizie e le tue percezioni personali, che cosa pensi? Beh, intanto diciamo che purtroppo e per fortuna non conosco molto il campionato di Serie B, anche se sfogliando i nomi della rosa attuale del Bari si intravedono dei personaggi che non hanno niente a che fare con questa categoria, una proprietà che non ha niente a che fare con questa categoria, una città che non ha niente a che fare con questa categoria, e quindi direi che le premesse per uscirne immediatamente fuori ci sono tutte, e l'importante credo che sia il non avere eccesso di autostima, neanche essere troppo umili, ma trovare quella giusta misura che permetta di poi in campo rispettare gli avversari, anche se saranno più meno bravi, ma per vincere e per avere la meglio bisogna sempre stare molto attenti e dare il meglio di sé in qualunque categoria. Questo dovrà fare il Bari, dovranno fare i giocatori del Bari, al di là del nome. Poi è chiaro che se faranno questo con il nome e le qualità che ci sono, credo che sarà un po' più facile uscire dalla Serie B. Nessuno meglio di te sa di che cosa sono capaci in termini di affetto i tifosi del Bari. Il fatto che acclamino tanto Ciccio Brienza come bandiera attuale del Bari, secondo te che cosa significa? Ma Brienza è un esempio per i giovani, un giocatore che la sua età si è rimesso in gioco per ripartire da una categoria che non vorrei sbagliare, ma non credo l'abbia fatto. No, non l'ha mai fatto. No. Esatto, quindi solo per il legame che è riuscito a instaurare con questa città, ma sicuramente per quello che ha sentito dalla gente e dalla città nel periodo in cui ha indossato la maglia del Bari. Quindi sono rapporti che per fortuna ancora oggi ci sono. Lo stesso che ho vissuto io 20 anni fa, e quindi sono un bene per il calcio, e ripeto, mi piacerebbe che molti ragazzi giovani guardassero
quello che ha fatto Brienza come un esempio, come una possibilità e come un'opportunità da sfruttare anche in futuro per loro, perché il calcio credo che sia senso di appartenenza, sia attaccamento, sia rapporto, sia sentimento e non solo business, anche se ovviamente il business oggi nel 2018 fa la sua parte, ma è bello avere ancora questo tipo di storie e questo tipo di attaccamento. Mettendo per un attimo da parte l'aspetto emozionale, secondo te un giocatore come Brienza, molto tecnico, in un campionato che alcuni dicono essere un altro sport, addirittura rispetto al calcio, può avere difficoltà secondo te? Ogni categoria ha le sue difficoltà, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. È chiaro che un calciatore tecnico come Brienza potrebbe avere ogni domenica un trattamento particolare, un'attenzione particolare, quindi il tentativo anche solo di non far giocare, però diciamo che le regole del calcio di oggi per fortuna sono anche un po' cambiate e tutelano di più rispetto a 20-30 anni fa i giocatori di qualità, perché non viene ammesso il gioco duro, anche interventi pericolosi sono sanzionati oggi con una ammonizione, mentre se ricordiamo magari anche duelli con Maradona, Gentile piuttosto che Gentile Zico, che era un difensore veramente Gentile molto molto arcigno, con però delle regole diverse, e quindi oggi credo che comunque la tutela di questo giocatore possa permettere a Brienza di fare un campionato molto molto importante. C'è un consiglio che ti senti di dare alla nuova proprietà? No, assolutamente non mi piace dare consigli, perché è molto facile da fuori consigliare, tanto poi dopo c'è chi lavora. Io sono sicuro che la società, la nuova proprietà è entrata con grande voglia, con l'intenzione di fare molto bene per il Bari, di portarlo il prima possibile stabilmente in Serie A, e queste sono le intenzioni alle quali sono convinto che seguiranno anche fatti, anche perché è una proprietà che l'ha già dimostrato in un'altra grandissima realtà come quella di Napoli, quindi credo che sia da questo punto di vista una garanzia, e mi auguro che questa proprietà si innamori di questa città come è successo a me, perché sarebbe bello ed è bello che poi sia la società che la città abbiano lo stesso tipo di sensazione quando la squadra la domenica gioca in campo. Gioca. Personalmente, qual è l'aspetto emozionale che più ti lega a Bari? Dove e in che modo constati l'amore di Bari nei tuoi confronti? Vabbè, intanto col fatto che continuo a distanza di 22 anni dal giorno in cui sono andato via da Bari ad avere rapporti frequenti anche solo con voi, no? Che mi chiamate, mi chiedete, e ho amici quando posso, e purtroppo pochissime volte visto che è lontano, vengo a Bari e appena arrivo ho la sensazione di essere tornato a casa, ed è proprio la sensazione che il tempo passa ma le questioni e le sensazioni non cambiano. Per me è così quando trovo qualcuno di Bari anche in giro per le città, mi sembra che sia la stessa cosa anche per loro, perché sempre mi fanno festa come se avessi smesso di giocare ieri. Nella tua nuova dimensione di dirigente del Livorno come va? Va bene, io sono rientrato nel Livorno due anni fa, in un momento di grande difficoltà, poco si parlava prima di Brienza, ho smesso di giocare nel Livorno nel 2005, ero già ritornato qui in Serie C, ho lasciato il Livorno in Serie A da calciatore, poi in 10 anni il Livorno dalla Serie A è ritornato in C e mi hanno richiamato per cercare di dare una mano, ho risposto presente, e in due anni siamo riusciti dalla Serie C a tornare in Serie B, adesso ci apprestiamo, abbiamo appena cominciato il nuovo campionato. È chiaro che essere dirigente è una cosa, essere calciatore è un'altra, sicuramente in campo quando giocavo sapevo di poter determinare molto dal momento che l'arbitro fischiava, adesso è l'esatto contrario, puoi cercare di determinare molto durante la settimana, cercare di dare gli input
escludi che in futuro le tue strade e quella del Bari professionalmente si possano rincontrare? No, io non lo escludo, non l'ho mai escluso, quindi è una possibilità, ma chiaramente perché le possibilità si avverino ci vogliono due persone che vogliono la stessa cosa, o quantomeno due parti che vogliono la stessa cosa, quindi non so cosa succederà, però assolutamente, per quanto mi riguarda, se qualcuno me lo chiedesse, assolutamente non lo escluderei mai, perché ripeto, è un rapporto talmente bello con Bari, che, come ho fatto con Livorno, io ci sono. Grazie per essere stato con il Galletto TV, ti saluto però chiedendoti in conclusione un saluto a tutti i tifosi del Bari e un in bocca al lupo al Bari. Sì, beh, il mio più grande e affettuoso abbraccio a tutti e un caro in bocca al lupo per questa stagione che è chiaro che in questo momento non accende l'entusiasmo, ma come dicevo prima, nel momento del bisogno si vedono gli amici veri e grandi, e sono sicuro che il Bari ne abbia tanti e sono sicuro che vedremo migliaia e migliaia di persone a seguire la squadra. Quindi, io sono, anche se non sono lì fisicamente con voi, lo sono con la mente e con il cuore. Naturalmente quando verrai a guardare e a seguire una partita del Bari faccelo sapere. Va bene, senz'altro, grazie mille, grazie, un abbraccio a tutti. Grazie a te, ciao.